Salve gente, qui parla Otakume. Parte 4. Vediamo cosa ha da dire lo sciameno. Ah, guardati. Uguan. Ti saio, gasori. A aria pace. Veramente ne farei volentieri a meno, eh. Oh! Niente ciliegine? Udambi. Ubafi. Udam. Fakwe ha aia pasta. Ti sei scordato la goccia di angostura? Udam. Fakwe ha aia pasta. Mi sembra troppo compiaciuto, però. Mi domando che faccia abbia Tucker, però, la faccia dei protagonisti di Far Cry 3 e 4 si sono viste in qualche modo. Vorrei sapere che faccia il protagonista di questi invece. Visione glaciale. Trova la statua della donna di pietra. Charlie Udam Mars. È così che vedono gli Udam. No, sappiamo che se ci sono nudità, sappiamo quello che succede. Tu non tocca! Io tocca invece! Io vuole tocca! Baklava, esatto! Gradisce ancora un po' di baklava! Lama. Clava di ghiaccio. E ho anche più vita adesso. Ok. Vuol dire che sono un Udam? Forse. C'ho altre armi per caso? No. Apparentemente no. Proseguiamo allora. Io spacca ghiaccio. Ghiaccio mio nemico. Oh! Oh, appagante sto colpo. Quindi in questa visione sì, siamo degli super forzuti, tipo. Ed è un home run! Ho notato adesso però che il fuoco si spegne quando passo io. Non è che dovrei rappresentare qualcosa, tipo, che so, gli estranei? Può capire solo chi ha visto il trono di spade. Oppure rappresento il gelo dell'inverno che si avvicina e uccide tutti quanti. Oppure una tribù proprio che vive nel gelo, che ne so. Può essere tutto quanto! La loro divinità, quindi. Hanno pregato la loro divinità inutilmente, Yuda. Non è più realistico. Ehi, torna qui, grassona! A me non dispiacciono le ragazze con un po' di carne sulle ossa. Così è troppo, però. Via, va del retro. Mi sta trollando sta cicciona. La cicciona grassa. È la prima volta che lo uso al femminile, credo. Vittime di Pompei, versione glaciale. Non ho capito allora qual è l'obiettivo qui. Ho capito che devo beccare la grassona, però si continua a fuggire e lasciarmi dei tizi alle spalle, voglio dire. È una missione un po' lineare. Via, come se non ci fosse un domani. Lancia la clava. Porcaccia la cosa, mi viene a dire lancia. Non è una lancia. Quanti colossi ci sono ancora? Tanto sistemo quello lì. Figlio di una salamandra. Salamandra. Disdessia, portami via. Io prendo tua madre e io uccide! Grande portata sta clava, eh!
Balaclava, anzi. Io spacca te. E moriamo ancora. Chi è che l'ha detto esattamente? Gli spiriti. Solo il tempo ce lo dirà. L'artiglio rampino lo voglio. Tra quanto lo sblocco, però? Woga. Woga. Devo ricordarmi sto nome. Magari è uno di quelli che mi fa sbloccare l'abilità. Sta alla larga, vecchio inquietante. Guaifta. Tu puzzi invece. Non leccarlo, ti prego, non leccarlo, non leccarlo, ti prego, non leccarlo. Meno male. Leccare il sangue è una cosa, leccare il vomito è un'altra. Yagi su sarta. Yagi su sarga. Marmari. Ma quadi udam sasquani sla. Udam massu ne abbaccia. Udam plaha guarpati. Ma si fa un po' più interessante, se devo essere. Chi è che urla? Ah, sei sempre tu. Certo, che cavolo me lo domando a fare. Che c'è? Gran forte del Darwa. Devo andare qua? Molto difficile. Ah, andiamo bene. Ma non è Ul? Non è Ul quello lì? Sembrerebbe di sì. Non vorrei che tutto il gioco si limitasse semplicemente a raggiungere sto punto qua, perché a sto punto, cioè, sarebbe molto deludente. Brashtar. Senza sottotitoli, non ti capisco, tesoro. Takar, Winja Wantar, Shaskau Himshalla, Masi Waichai Hatra Wanna, Palhu Sashwalim Huhaya, Ukauhi Waida, Tu Sasa. Da molti soli. Quindi devo salvare qualcuno o un gruppo. Tutto qui? Già. A quanto pare sì. Vediamo. Sì. Woga, ah, eccolo qua. Questo deve essere quello che mi farà il rampino. Jaima la cacciatrice. Cacce del maestro. Fuoco del campo. Boh, magari posso andare qui, eh? Aiuta Wenja. Uccidi Belva. Boh, intanto andrò verso quel punto lì. E poi mi occuperò di questa Jaime la cacciatrice, visto che è il punto più vicino. Riduci i danni da fuoco del 30%. Bamba, quanta. Che miglioramento. Se fosse stato tipo rendermi ignifugo al 100%. È più difficile che gli animali si accorgano di te. Questo potrebbe essere utile, ma ora è aumentato la velocità. Ah, non devo neanche combinarlo. Beh, però va veloce. Devo semplicemente avvolgere la foglia attorno alla ciccia e sono a posto. Conveniente, almeno rapido. Ora sei il mio potere, qualunque cosa tu sia. Ah, un doll raro. Benissimo. Fatti accarezzare, bestia. Voglio vedere tutte le animazioni di accarezzamento. Un po' vedere che statistiche ha. Ah, ok. Ah, un po' più forte e resiste al fuoco. Niente male. Voglio collezionarli tutti. Gotta catch 'em all. Oh, Cristo, meno male che l'ho visto. Un cavolo di alligatore, credo. Sì, beh, comunque sì, è una bestia subacquea, quindi meglio che me ne occupi. Meno male che l'ho visto, mamma mia, sapete il panico. Non gli lancio una lancia, mi sa che vado di frecce stavolta. Tutto qua? Scuoiamo il coccodrillo, sì. Un coccodrillo striato, però molto strano. Immagino di non poterlo addomesticare questo invece. Il coccodrillo come fa?
Qua, guarda qua! Il qua, guarda qua sarai te e tua madre! C'è nient'altro? Sento ancora della gente che sbraita, ma non vedo niente lì nella minimappa. Basta urlare, non capisco un cavolo! Non sento niente, la 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 la! È passato un po' di tempo da quando ho cominciato questa avventura, ma diciamo che ci sto prendendo la mano. No, non cominciare a ringhiare, Wolfie, eh. Ah, tanto per cominciare, ho domato un bel po' di bestie. Persino la temibile tigre denti lunghi. Dopo ve la mostrerò. Ma andiamo gradualmente, voglio mostrarvele pian piano. Ho anche domato un giaguaro e un leone delle caverne, detto altrimenti puma. Cioè, mountain lion in genere è il puma in italiano. Anche un orso. Ma non ho ancora raggiunto il mio obiettivo, ovvero un cavolo di tasso. Poi l'orso delle caverne non l'ho ancora incontrato, chissà come cavolo è. Ho liberato buonissima parte della mappa, almeno quella che ho visto finora, ecco. Però guardando per bene il resto, insomma, della mappa ancora scoperta, direi che c'è ancora un bel po' di lavoro da fare. Ora, sì, ovviamente ho ottenuto anche un sacco di abilità nuove, per lo più legate allo stealth e alla vita e alla raccolta. Poi questi, vabbè, si sbloccano man mano. Potrei sbloccare questo qua degli orsi delle caverne dei tassi, cioè altrimenti non posso domarli senza questa abilità. Oppure quello del gufo ammaestrato, ma voglio tenermi punti abilità per ora. Vi ricordo, non ho giocato al gioco, ma ho un sesto senso per queste cose qua. Ritengo che sia meglio tenermi i punti abilità. Chi è che rompe? Un leone di montagna parrebbe. Ah, per trovare le bestie rare, l'ho scoperto soltanto dopo, bisogna seguire le scie dell'odore. Cioè, quando si vedono delle scie vuol dire che c'è un animale raro. Questo che cos'è? Un arco? Un arco rotto? No, una lancia, sembra. Oh, che bello, sta arrivando il giorno. Bene, non dovrò vedermela coi lupi. Meno con quello che mi porta presso. No, non sei tu. Leone di montagna, lascia stare Wolfie, testa di cazzo. Mi dispiace, perché io amo i felini, però. Wolfie, torna qua, idiota. Dai che ti devo curare. Ecco, una cosa che non mi piace è che... Bene. È che spesso e volentieri questo comando non risponde o non appare. Cioè, cura la belva. Vieni qua. Snarl. Vedete? Adesso dovrebbe apparire, ma invece non appare. Che cazzo stai facendo? Mi fai la pipì addosso? Ma fai schifo, Wolfie! Anzi, sai che ti dico? Ti cambio con il giaguaro. Non gli ho ancora dato un nome a questo. Se fosse stato striato l'avrei chiamato Malacchia, come il mio primo gatto. Ora, torniamo a noi però. Basta cagatelle. Andiamo da Jaima la cacciatrice. Non l'ho ancora incontrata e non ho fatto nessuna missione storia finora. Che altro c'è adesso? Respingere gli invasori. Purtroppo ci sono questi eventi che sono fondamentali per aumentare il numero dei membri della tribù. Ai, tua madre! Tu sei dei nostri o sei contro di noi? Bene, mi va bene. Torniamo dalla cacciatrice. Amata! Apa! Mica ti ha intrappolato. Da Winja. Nutai Wanka. Schlauta. Magis padi mamma fuai. Chi è grande di piede si sa. Dua sashwalim harsar kamas. Città ugatta. Dua sashwalim samharsi. Hars hafchu waidam. Quati salka daicham. Magis washta mamma fpadi. U quati salka. Daish. Aish has waidata. Da. In mezzo alle gambe.
Ma un po' me lo sentivo, non so perché me lo sentivo non appena si è voltata. Mi piace meno di Syla, però, questa qua. Ars, Changuash. Orso, camminare qui. Oh, ah, sei tu. L'animazione dell'accarezzamento c'è? No. Oh, bravo, il mio giaguarino, bravo, bravo. È appagante. Sono quei piccoli tocchi che mi piacciono, brava Ubisoft. E il bestia qua? No, 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 cambiato idea. Orso, camminare altrove? Dunque, tracce. Tracce. Dove cazzo stanno queste tracce? Ah, eccole qua. Sì, un po' sparse. Nell'erba ogni tanto se ne trovano. Si è fermato qua a fare un bisognino? Vorrei tanto che l'istinto del cacciatore durasse di più. È un po' come l'occhio dell'aquila. Ci sono molte similitudini tra Assassin's Creed e Far Cry, se ci pensate bene. Tipo luogo in alto per punto di trasporto rapido. Occhio dell'aquila, appunto. Rito di rito funebre per gli amici caduti. Ah, per la cronaca, ho imparato anche a creare una bomba. Aspettate un attimo, come si chiama? Ah sì, bomba pungente. Praticamente è un alveare, lo lancio addosso ai nemici e si fanno un male cane. E servono anche gli sciami d'api, detti altrimenti favi. Ehi, oh, chi è? Chi è che rompe? Un tasso del miele, cazzo! Questo è bastardo, questo è bastardo, non ti si... Non... Ecco, visto? È ancora vivo, sto... Ah no, per fortuna. Ho dovuto crivellarlo di colpi, mangia, dai, te lo sei meritato. Gli si attacca con la cola e non si stacca. Per chi l'ha capito il riferimento. Il giaguaro però... Gepard lo chiamo. Lo chiamo Gepard anche se non è un ghepardo. Il giaguaro è adatto per lo più agli assalti furtivi. Quindi non è proprio più indicato per... Accidenti, le piume mi servono. Non è più indicato per gli attacchi frontali. Non ha paura di niente il tasso, eh. Che poi non è un tasso del miele, questo è un tasso normale. Avrebbero dovuto renderlo più simile a quello del miele. Ehi, ehi, Gepard, fa qualcosa. Visto? Ha la pelle dura, sto stronzetto. Via, via, Gepard, fa qualcosa, ti prego. Non è durato tanto. Ha la scorza meno dura di quanto sembrasse. Vabbè. Questo deve essere il posto. Oh, eccolo là. Credo. No, è soltanto un odore specifico in, questa, in questo caso. Non è un animale raro. Ah, eccolo. La scia si era interrotta. Ops! Gepard! So che non sei più indicato per questo. In questo caso, ma bisogna rischiare. Come ho fatto a mancarlo? Mi stavo a un metro di distanza! Hagai! L'ho ucciso! Ah! È andata bene! Alzati, Gepard, qualcosa per te! Ecco una scimmia. Mangia, curati, bravo. Sei stato intermedio. È colpa mia che dovevo prendere un animale più feroce. O più potente o più possente, come l'orso che ho ammaestrato prima. Mentre non guardavate. Tu un man mamma fadi. Di guar cham cham shadakmas. Slanguiguan da. Eh sì, è quello che dicono tutti. Beh, si è unito al villaggio però. Quindi ha funzionato. Il nostro stratagemma ha funzionato alla grande. Ora, se non vado errato, dovrei aver sbloccato una capanna per lei. Vedo il villaggio, va. Qui non risulta. Ah, perché devo migliorarla una volta, è vero. Strana questa scelta dei programmatori. Comunque, torniamo al volo. Qual è il problema?
Ora è il tuo turno, no? Mamma fadi. Tutta c'è salcam. Nuharam. Un cao hawaida. Tutta santa hasca wantaris, dai c'è. Per ora me la son cavata alla grande anche senza il suo aiuto, visto che ho liberato parte della... di Oros da solo. Jaiman, devo ricordarmi anche questo nome, Bene, tanto le risorse ce le ho per ora. Sempre ste danzettine. La danza, sono felice di aver fatto la caccona praticamente. Fionda e arco lungo. Io penso spa. Vabbè. Selezione menu villaggio per la potenziale. A meno che nuove capanne migliorare per sbloccare nuove abilità, armi e ricette per la creazione. Sì, qual è la novità? Ogni tanto ripetono ste cose, chissà come mai. Posso migliorarla ancora? Ah, serve pietra del sud e acero del sud. Dove li prenderò? Boh. Però intanto c'è una missione da parte sua, credo.